figlio? Ma il posto di sicuro. La gente di pedana mi ha salutato, ma nel dubbio preferisco non riprenderla direttamente, a meno che non mi dica espressamente di sì. Telemix, Vallée Blanche, Allée des Alpes, e... ma questo è Pomà, non è l'Oppenmeier, e... abbastanza recente anche questo perché è segnato come new in the... nella mappa. La forza di parlare è solo misto tra italiano e inglese, non mi ricordo più che lingua devo parlare. Vabbè, comunque, questo è in italiano. Qui c'è la seggiovia, chi se lo ricorda il nome? Okay, sono arrivato a 2 tacche su 4 di batteria e in una giornata, quindi ci sta. Quindi teoricamente una batteria potrebbe fare, contando che oggi ho ripreso veramente tanto, potrebbe arrivare a fare 2 giorni tirando questa batteria che ho preso, la batteria nuova, e l'ho presa un pochino più grande di quella che avevo prima. Anche quella prima non era quella originale in dotazione, quella originale in dotazione era veramente una roba ridicola e cioè non sarebbe durata neanche mezza giornata. In realtà devo dire quella che avevo comprato subito dopo, che ho tuttora, devo dire che da nuova aveva una resa veramente spettacolare, nel senso che quando sono andato nel 2013
in Val di Campiglio, che poi ho filmato anche la cestovia di Molveno, cioè per 2 giorni ho ripreso di continuo, non è arrivata neanche a metà. E in realtà presto ho iniziato a decadere. Nel 2016, contando appunto sulle perfette performance di quella batteria, mi arrischiai a farci 2 giorni d'estate. Li durò, ma veramente al limite, e mi ricordo che filmai la funivia Ciampatch veramente col magone, che pensavo ma non ci arrivavo mica in fondo, poi fortunatamente ci sono arrivato. Però ho iniziato la giornata che avevo già 2 tacche. Invece qui a 2 tacche ci sono arrivati. E comunque il giorno prima avevo ripreso molto meno di oggi. Cioè oggi ho ripreso veramente tutto il giorno e appunto siamo arrivati a 2 tacche su 4 adesso, a fine giornata. Quindi, insomma, batteria validissima. Quella di prima, diciamo che probabilmente adesso sarei a 1 su 4. Che comunque, insomma, una giornata te la fa ampiamente, perché in realtà il decadimento è stato rapido all'inizio, ma poi si è fermato, adesso si è un po' stabilizzato. Però appunto, temendo oggi di poter avere qualche problema, ho preferito comprarne un'altra. Anche perché adesso d'inverno, stando in albergo, in appartamento, in valle, la possibilità di caricare c'è sempre. D'estate no, non sempre, perché nei rifugi la corrente non è garantita. E per il cellulare non è un problema, si possono usare i power bank, poi in realtà, a meno che uno non lo usi proprio tantissimo, poi diciamo che se i rifugi hanno anche solo un pannellino solare, un USB si trova, ma la videocamera ci vuole 220 per caricarla, quindi... Grazie.